ragione, è fuori da qua. Io invece pensavo spesso sui colleghi a quell'istituzione chiamate scuola, era che respingete, che è ancora peggio di che respingete nei campi, nelle fabbriche, che dimenticate. Due anni fa la prima magistrale, lei non intimidiva. Adesso la timidezza ha accompagnato tutta la mia vita. Da ragazzo non osavo alzare gli occhi per la terra, stavo le pareti per non essere visto. Sul principio pensavo che fosse una malattia mia o al massimo della mia famiglia. La mamma, pensate, è di quelle che si intimidiscono davanti a un modulo di telegramma. Il babbo osserva e ascolta, ma più tardi ho creduto che la timidezza fosse il male dei montanari. I contadini del piano erano del tutto sicuri di sé, non parliamo poi degli operai. Ora ho visto invece che gli operai lasciano ai figli di papà tutti i posti di responsabilità nei partiti e tutti i seggi in Parlamento. Dunque, sono come noi. E la timidezza dei poveri è un mistero molto, molto più antico. Non lo so spiegare io che ci sono dentro. Forse non è né viltà e né eroismo, è solo mancanza di prepotenza. Alle elementari lo Stato mi offrì una scuola di seconda categoria, 5 classi in un'aula sola, un quinto, solo un quinto della scuola a cui ho diritto. È lo stesso sistema che adopera in America per creare differenze sociali tra i bianchi, i neri e gli ispanici. Scuola peggiore ai poveri, fin da piccoli. Finite le elementari, avevo diritto ad altri 3 anni di scuola. Anzi, la Costituzione dice che avevo l'obbligo di andarci. Ma a Vicchio non c'era ancora una scuola media. Andare a Borgo era un'impresa. Chi ci aveva provato ha speso un sacco di denari e poi è stato respinto come un cane. A miei, la maestra aveva detto che non sprecassero soldi. Ma andatelo al campo, non mi ha dato per studiare. Il babbo non le rispose. Dentro di sé pensavo, se stesse di casa a Barbiana sarebbe adatto. A Barbiana tutti i ragazzi andavano a scuola dal prete, dalla mattina presto fino all'imbrunire, sia d'estate che d'inverno. Nessuno era negato per gli studi. Ma noi eravamo di un altro popolo e lontani. Il babbo stava per arrendersi. Poi seppe che ci andava ancora nato di San Martino. Allora si fece coraggio e andò a sentire. Quando tornò, vidi che mi aveva comprato una pila per la sera, un gavattino per la minestra e gli stivaloni di gomma per la neve. Il primo giorno mi ci accompagnò lui. Ci si mise 2 ore perché ci facevamo strada col pennato e la falce. Poi imparai a farcela poco più di un'ora. Passavo vicino a 2 case sole, con vetri rotti, abbandonate da poco. A tratti mettevo a correre per una vipera, un pazzo, veniva solo alla rocca e mi gridava da lontano. Avevo 11 anni. Lei sarebbe morta di paura, vede? Ognuno ha le sue timidezze, siamo pari dunque. Ma solo se ognuno sta a casa sua, o se lei avesse bisogno di dare gli esami da noi. Ma lei non ne ha bisogno. Barbiana, quando arrivai, non mi sembrò una scuola. Non c'era una cattedra, una lavagna e neanche tantomeno dei banchi. Solo grandi tavoli intorno a cui si faceva scuola e si mangiava. Ad ogni libro c'era una copia sola. I ragazzi gli si stringevano sopra. Si faceva fatica ad accorgersi che era uno un po' più grande che insegnava loro. Il più vecchio di quei maestri aveva 16 anni, il più piccolo 12 addirittura, e mi riempiva di ammirazione. Quello, un giorno storico per me, decisi che avrei insegnato anch'io. La vita era dura però anche lassù, disciplina scenata da far perdere la voglia di tornare. Però chi era senza basi, lento, svogliato, si sentiva addirittura il preferito. Veniva accorto come voi accogliete il primo della classe, guardate un po', sembrava che la scuola fosse proprio tutta per lui, finché non aveva capito lui, gli altri non andavano avanti. Non avevamo la ricreazione, non c'era vacanza, nemmeno la domenica. Nessuno di noi se ne dava gran pensiero perché il lavoro, credetemi, è molto peggio. Ma ogni borghese che veniva a visitarci faceva una polemica su questo punto. Il professore disse,
Lei, reverendo, non ha studiato pedagogia. Polianski dice che lo sport è per il ragazzo una necessità fisiopsichica. Parlava senza neanche guardarci. Chi insegna pedagogia all'università, il ragazzo non ha neanche bisogno di guardarli. Conosce tutti a memoria, a mente, come noi sappiamo le tabelline. Finalmente andò via e Lucio, che aveva 36 mucchi nella sala, disse: la scuola sarà sempre meglio della merda. Questa frase va scolpita sulla porta delle vostre scuole. Milioni di ragazzi contadini sono pronti a sottoscriverla. Che i ragazzi odiano la scuola e amano il gioco lo dite voi. Voi contadini non ci avete interrogati. Ma siamo 1.900.000.000. Se i ragazzi su 10 la pensano come Lucio, degli altri 4 sinceramente non so. Tutta la vostra cultura è costruita così, come se il mondo fosse voi. L'anno dopo diventai maestro, cioè non ero 3 mezze giornate alla settimana, insegnavo geografia, matematica e francese a prima media. Per scorrere un atlante o spiegare le frazioni non occorre mica la laurea. Si sbagliava qualcosa, poco male, era un sollievo per i ragazzi. Si cercava insieme la soluzione. Le ore passavano serene, senza paura, senza alcuna soggezione. Lei non sa fare scuola come me. Poi insegnando imparavo tante cose. Per esempio ho imparato il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è la politica, sortirne da soli è l'avarizia. Dall'avarizia non ero stato mica vaccinato. Sotto gli esami avevo voglia di mandare al diavolo i piccoli e studiarne per me. Ero un ragazzo come i vostri, ma nessuno lo potevo confessare né agli altri né a me stesso. Mi toccava essere generoso anche quando non lo ero. A voi vi parla poco, ma con i vostri ragazzi fate sicuramente di meno. Non gli chiedete nulla, li invitate soltanto a farsi strada nel mondo.